Siete all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Frequenza 87,6 MHz. Sono Elena Prizzi. Cari ascoltatori, bentornati al nostro appuntamento con le fiabe e le favole per l'educazione dei bambini. A febbraio sboccia, come per incanto, tra l'erba ancora irrigidita dal freddo, il bucaneve. Giunge infatti ad annunciarci la primavera. La fioritura del piccolo bucaneve, color bianco crema dalla bellezza semplice e discreta, è di frequente una delle prime a segnalare l'inizio precoce della primavera, in anticipo chiaramente rispetto all'equinozio del 21 marzo. Il bucaneve quindi è ritenuto simbolo di speranza e di consolazione, di passaggio dal dolore a un nuovo inizio, per via del suo sbocciare quando il clima è ancora freddo, spingendo le foglie attraverso il suolo ghiacciato dalla neve e diffondendo poi nell'aria un dolce profumo simile a quello del miele. Dalla tradizione della religione cristiana risalgono diversi soprannomi popolari del bucaneve, come campana della candelora, fiore della purificazione o fiore della chiesa. Gli altari delle nostre chiese sono addobbati con il bucaneve anche già il 2 febbraio, che, come abbiamo visto settimana scorsa, corrisponde con il 40° giorno dopo la Natività, dedicato alla celebrazione della candelora. Candelora, appunto, quando si benediscono le candele come simbolo della luce e della speranza per il mondo, che è rappresentata chiaramente da Gesù Bambino. La candelora abbiamo visto che è anche detta la festa della presentazione di Gesù al Tempio, in quanto primogenito, o festa della purificazione della Vergine nel periodo dopo il parto. Per questo motivo, oltre che per il colore del fiore bianco, il bucaneve è considerato anche simbolo di purezza, tanto che era popolare la credenza che indossarne uno inducesse a pensare onestamente. Agli ideali di una vita virtuosa, casta e morigerata, fu dedicata anche la rivista del 1800, la rivista Bucaneve, pubblicata in Inghilterra, e che diede poi vita a un'associazione che si occupava delle giovani donne operaie. Insieme dunque a tanto candore e a tanta speranza per il futuro, oggi la Chiesa ricorda Santa Scolastica, la sorella di San Benedetto, fondatore dell'ordine benedettino e del monachesimo d'Occidente. Fin dalla sua giovinezza, Santa Scolastica si consacrò al Signore col voto di verginità. E più tardi, quando già il fratello aveva fondato l'abbazia a Monte Cassino, fece costruire un monastero alle falde di quel monte, un monastero per sé e per tutte le donne che l'avessero voluta seguire. Molte giovani, infatti, le si unirono formando una comunità religiosa di cui ella fu la badessa. Il fratello ne determinò le regole e l'ordine si chiamò Benedettine. Santa Scolastica, docile all'azione dello Spirito Santo, riconobbe per sé e per la sua piccola comunità il primato della contemplazione. Di lei ne parla Papa San Gregorio Magno nei dialoghi e forse completa in lei la fisionomia interiore di Benedetto. È descritta infatti come l'anima pura, che Benedetto stesso vide salire al cielo in forma di colomba. Da principio Santa Scolastica saliva dal suo convento una volta all'anno verso l'abbazia del fratello per conferire con lui, ma egli trovò che non era conveniente che lei facesse tutta quella strada, essendo il viaggio un po' disagevole, perciò decise di scendere lui a trovarla. Quando si recava appunto nel monastero delle Benedettine, si intratteneva in discorsi spirituali e alcune volte mangiavano anche insieme. Avvenne una di queste volte, che a quanto pare doveva essere l'ultima, che i loro discorsi si protrassero più a lungo del solito, fino al declinare della giornata. San Benedetto a quel punto fece un cenno ai suoi frati che l'avevano accompagnato per indicargli che ormai era giunta l'ora che rientrassero in convento. Scolastica però gli si oppose, pregandolo a rimanere perché diceva: «Mi pare che questa debba essere l'ultima volta che ci intratteniamo insieme». «Ma che dici, sorella mia?» le rispose San Benedetto.
Non sai che non posso trascorrere la notte fuori dalla mia cella? E si alzò quindi deciso a ripartire. Scolastica, visto inutile ogni ulteriore tentativo, chinò la fronte fra le mani e pregò in segreto. Intanto San Benedetto e i suoi frati si avviarono, aprirono la porta del convento per uscire sulla strada e videro scrosciare un acquazzone che chi vi fosse stato presente avrebbe pensato a un secondo diluvio. E a completare il quadro si aggiungevano tuoni e lampi che pareva volessero squarciare il monte. È da notare che pochi minuti prima il cielo era tutto terso. «Dio ti perdoni, sorella mia», disse San Benedetto, «ma che cosa hai fatto?» Il fratello fu così costretto a rientrare in casa e Santa Scolastica rispose candidamente: «Ti pregai di rimanere fino a domani e non mi hai ascoltata. Per questo mi sono rivolta al Signore e mi ha esaudita». Quella notte fu trascorsa in preghiera, in sante conversazioni, in pii esercizi di pietà, e la mattina seguente San Benedetto si avviò alla sua abbazia. 3 giorni dopo, mentre San Benedetto stava pregando, alzando lo sguardo vide l'anima della sorella portata su nel cielo dagli angeli, e anziché piangere, ne lodò il Signore. Benedetto mandò poi alcuni frati a prendere il corpo della santa, lo fece portare all'abbazia e seppellire nella propria tomba. All'immagine di Santa Scolastica è collegata la liturgia sulla carità, con riferimento alla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, di cui un celeberrimo passo ricorda che la carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Subito dopo l'intervallo musicale leggeremo appunto un racconto dedicato alle virtù. Eccoci quindi alla lettura della storia Le tre sorelle di Gianni Capotorto.
C'era una volta, e ci sono ancora, tre sorelle. La prima stava sempre in chiesa a pregare, per tutti, perché diceva: le preghiere non sono mai abbastanza. In parrocchia era onnipresente, lei curava il catechismo e l'animazione liturgica, e se avesse potuto, forse avrebbe anche celebrato. Sapeva trasmettere agli altri la sua incrollabile fiducia in Dio e nella sua bontà. Non era mai triste o preoccupata. Sapeva che lui avrebbe aggiustato ogni cosa. La seconda invece era sempre in movimento, aiutava gli altri, instancabile. Dovunque qualcuno soffriva, lei era sempre lì per soccorrerlo. Aveva imparato a curare molte malattie, ma spesso era la sua sola presenza operosa a guarire gli altri. Anche lei andava in chiesa, ma si fermava solo per poco. C'era tanto da fare e non voleva sottrarre tempo ai suoi poveri. Sentiva che quello che era il suo modo per glorificare Dio era porsi al servizio delle creature più bisognose. E poi comunque c'era sempre sua sorella a pregare per tutti. La più piccola delle sorelle si chiamava Speranza. A volte si fermava con fede a pregare, altre volte aiutava carità nel suo giro. Ma spesso Speranza era triste e di nascosto piangeva. Le sue sorelle servivano continuamente Dio, l'una con le preghiere e l'altra con le opere. Lei invece si sentiva inutile, non aveva un ruolo preciso e credeva di non poter amare come loro. Quello stesso giorno, davanti al portone della chiesa, era seduto un uomo che piangeva disperato. Passò fede e cercò di consolare la sua pena parlandogli della bontà divina. L'uomo entrò in chiesa e pregò a lungo insieme a lei. Ne uscì rincuorato, certo, ma in fondo al suo cuore la sua pena non era svanita. Non aveva più niente, nessuno da amare, si sentiva inutile. Camminò a lungo, senza una meta, chiedendo a Dio di guidare i suoi stanchi passi e di mostrargli lo scopo della sua vita. Cadde stremato dalla fatica e dalla fame. Passò carità e lo raccolse, offrendogli un pasto caldo e un posto per dormire. Si addormentò così, finalmente su un letto vero. In sogno quest'uomo vide un sentiero ripido, tortuoso, che portava verso la cima di un monte. Non riusciva a vederla, ma sentiva che emanava una forte luce, come se il sole si fosse divertito a nascondersi dietro al monte, dietro quella cima. Tanti cercavano di percorrere il sentiero, ma solo pochi si spingevano fino alla cima. Alcuni si fermavano a metà strada, incerti se proseguire. Erano pieni di lividi per le tante cadute e spesso, sconsolati, si volgevano indietro. Ai piedi del monte c'era Fede, che indicava la cima ad alcune persone assorte in preghiera. Chiedevano la forza per salire. L'uomo comprese chi c'era su quel monte. Era seduto sul bordo della strada, chiedendosi se continuare quella scalata apparentemente impossibile. Attorno a quest'uomo c'era tanta gente che piangeva e si lamentava. Alcuni erano a terra, ormai esausti, pieni di lividi, incapaci di proseguire il cammino. E Carità era accanto a loro per curare le loro membra stanche. L'uomo quindi si guardò intorno. Sul sentiero adesso c'era solo un vecchio barcollante, incapace di stare in piedi. C'era anche una bambina che cercava di sorreggerlo e di aiutarlo. Piangeva però perché il peso era troppo grande per lei. Il suo compito era portare quest'uomo fino in cima, ma si disperava impotente. L'uomo vide il suo sforzo sovrumano e provò ammirazione per quella bimba così testarda. Istintivamente si alzò e corse per aiutarla. Afferrò il vecchio sottobraccio e subito i suoi muscoli si gonfiarono per lo sforzo. Sembrava troppo pesante questo vecchio uomo, ma ciononostante non si arrese. Per la prima volta nella sua vita era felice di poter essere utile a qualcuno. Riprovò a spingere, aiutato dalla piccola bambina, e finalmente il vecchio si mosse. Lentamente cominciarono a salire su per il monte. Passo dopo passo il peso sembrava diminuire. Quando raggiunsero la cima, l'uomo ormai esausto si pose a sedere.
Il vecchio si voltò verso di lui come per ringraziarlo, ma questo uomo vecchio aveva il suo stesso volto, consumato dagli anni e dalla disperazione. L'uomo quindi provò un brivido di terrore, vedendosi rispecchiato come in uno specchio distorto. Comprese subito l'arcano messaggio. Quel peso immane del corpo era la sua vita senza senso, i suoi peccati. La bambina gli fece un cenno e scese di nuovo. La seguì e non era più stanco. Al mattino la piccola Speranza svegliò l'uomo da questo suo sonno e lo svegliò con il suo dolce sorriso. Lui la riconobbe subito e la prese per mano. Era la stessa bambina del sogno. E anche lei aveva fatto quel sogno, e così Speranza non si sentiva più inutile. Aveva capito. Le sue sorelle indicavano la meta, aiutando chi si perdeva per strada. Ma solo lei poteva far salire le persone fino alla cima del monte. Insieme, mano nella mano, andarono a cercare il senso delle loro vite. Ai piedi del monte c'era tanta gente che aspettava solo Speranza. Solo loro potevano aiutare, solo lei poteva aiutare queste persone ad arrivare in cima, e loro sapevano chi c'era su quel monte. Grazie per l'ascolto. Thank you.